Ciao raga, oggi ultimo appuntamento con i tots testati durante il fine settimana, tots Premier League che erano veramente tanti validi secondo me da andare a appunto provare per vedere se erano effettivamente giocatori interessanti e oggi vi porto Fofana, Diaz e Gundogan, tre giocatori simili ma diversi, forti ma controversi, quindi andiamo come al solito a farci un primo recap statistico e poi andiamo a vedere le clip che ho registrato nella Weekend League e nelle Rivals per farvi vedere questi giocatori come rendono. Quindi rapidissimo cambio di schermata solito. Primo giocatore che ci attende è Fofana. Fofana, devo dire che mi ha sorpreso tanto e poi vi dirò bene il perché più avanti. 1,90 m di giocatore, piede destro 2-2, ha 82 di accelerazione, 84 di velocità scatto, velocità che devo dire non so se definire fake, ma in senso buono, nel senso che alle volte mi ha recuperato anche giocatori molto più veloci di lui, anche in posizione di fascia, quando andava a chiudere diagonali, quando giocavo con i terzini alti. Ha dei passaggi clamorosi, regà, 99 di corto e 99 di lungo, ve lo giuro, era allucinante. Recuperava palla e poi smistava, che era una meraviglia, sembrava di giocare proprio con un libero, veramente tanta roba. 80 di agilità, 89 di reattività, 94 di forza e 85 di aggressività. Parametri importanti anche questi, perché con l'L2 è rapido a muoversi e in più è reattivo ai micromovimenti degli attaccanti avversari. 85 di aggressività, si attacca bene all'uomo, 94 di forza, perde pochi contrasti. Potete dire, ok, 83 di velocità magari non è poco per un difensore centrale visto il meta dei terzini di quest'anno? Sni, nel senso che potrebbe essere poco contro avversari veramente di calibro elevato che ti mandano giocatori come Ronaldo, Mbappé, Totti, eccetera, eccetera, in campo aperto. Se invece voi comunque vi approcciate alla Weekend League, questo Fofana per me il suo lo fa alla grande, veramente un bel lavoro mi ha fatto. Lo promuovo a pieni voti, gli do un bel 7,5 tendenti all'8. Se avesse avuto un pelino di velocità in più, sarebbe stato veramente un bel giocatore. Quello che gli dà anche una spinta è il prezzo, perché costa relativamente poco. Su Xbox costa, se non erro, sui 2,40, quindi veramente un giocatore regalato, visti i tempi che girano. È francese, quindi lo potete pure ibridare con giocatori alla Mendy, Varane, eccetera, eccetera. Bellissimo Fofana. Ruben Dias. Giocatore controverso, come vi dicevo in presentazione, 1,87 m, quindi è lievemente più basso di Fofana, anormale alto, ha 2 di skill e 4 di piede debole. Quello che ho riscontrato è che nonostante sia più alto, cioè sia più basso di Fofana, ha anche un body type un po' più snello rispetto al giocatore dell'Eister. Poi ha 80 di accelerazione e 86 di velocità scatto, quindi in realtà quell'83 che pareggia Fofana paga, perché sul primo passo un po' ne accusa di questa cosa. L'agilità rispetto a Fofana è inferiore, ha 75 però ha 99 di reattività, per cui io ho riscontrato che con l'L2 alle volte mi rimaneva un po' piantato, però poi comunque riusciva a reagire abbastanza bene ai micromovimenti, ma non bene come Fofana. 99 di aggressività e forza 93 significa che si dovrebbe attaccare all'uomo e togliergli palla. In realtà sto Diaz a me mi ha perso un sacco di rimpalli e di contrasti, quindi non mi chiedete il perché, però fino in fondo non mi ha convinto. Quindi, visto che costa praticamente il doppio di Fofana e visto che siamo in un meta di terzini, io Diaz onestamente non dico che l'ho bocciato, perché comunque è un buon difensore tutto sommato, però è un difensore come ce ne sono tanti, non è un game changer sotto questo punto di vista e costa. Quindi gli diamo un 6,5 di stima perché comunque è assolutamente un difensore utilizzabile, ma onestamente non andrei ad acquistarlo per inserire all'interno di una squadra, a meno che non ve lo ritrovate appunto non scambiabile, volete utilizzarlo per monetizzare e andare a utilizzare giocatori più forti in altri reparti. A concludere il quadretto, intanto si è anche staccata la cam, però come al solito il bello della diretta io ve la vado a togliere e rimettere in maniera molto rapida, perché altrimenti dovrei fare 800 tagli, 800 cose. Se solamente trovassi la supposta della presa USB all'interno del mio PC, perfetto. Tra 3, 2, 1, Riberoschi riapparirà da voi, se il computer me lo consente. Eccoci qua, ritornati operativi. Gundogan completa questo quadretto di giocatori abbastanza cheap, perché alla fine costa veramente poco, è il meno costoso di tutti quanti, ma è veramente un bel giocatore, mi ha stupito. È 1,80 m alto, normale di work rate ed è un 4-4.
Già so quali saranno le domande nei commenti, quindi a breve andremo a rispondere. 83 di accelerazione, 83 di velocità scatto per un bel centrocampista non è assolutamente male, testato in posizione di CC e di CDC. Ha un buon tiro, devo dire, quando gli è capitata l'occasione, ma quello che mi ha stupito, raga, sui passaggi. Andrete a vedere poi successivamente, ma ha fatto veramente una caterva di assist e come sventagliava questo la palla da una parte all'altra del campo, veramente tanta roba. 85 di agilità, infatti con l'L2 si muoveva bene, pecca un po' in forza e in aggressività, però devo dire la verità che per quanto mi riguarda io l'ho sempre ritrovato al posto giusto al momento giusto e anche qualora non era selezionato andava a ridosso dell'avversario più, diciamo, pericoloso, anche se le volte lo faceva in maniera più un po' più timida, visto quell'81 di aggressività. Però fondamentalmente parliamo di un giocatore che costa veramente niente, è una carta molto molto valida. La domanda già so sarà: è meglio di Bruno Potm? No, Bruno Potm rimane comunque una spanna sopra per mille motivi, se non altro che secondo me difende meglio, è molto più aggressivo, anche se le statistiche in realtà mentono per quanto riguarda Bruno, che già vi ho detto in passato è una carta sbroccata e che non c'ha quelle statistiche difensive, sembrano molto più elevate. Però questo Gundogan io gli do un bel 7 pieno, visto anche il rapporto qualità-prezzo, è un giocatore che può trovare spazio all'interno dei nostri centrocampi. Ora, dopo aver visto le stats, passiamo come al solito a guardarci quelle che sono le clip registrate all'interno del game. Partiamo da Fofana. Faremo Fofana Diaz e poi Gundogan. Fofana che, come vi dicevo, mi ha colpito tanto. Guardate qui in questo frangente. Sembrava aver ceduto lievemente il passo su Palacio, ma poi con un guizzo felino, guardate come si allunga e gli recupera il pallone. E questa giocata qui in particolare è proprio una cosa caratteristica di sto Fofana, che allungava la gamba anche quando era rimasto più indietro e recuperava il pallone. Anche un'altra clip dove vi mostrerò questo tipo di giocata. Qui guardate, si ritrova praticamente in 1v1 con l'attaccante, che fa anche una skill per disorientarlo. È bravissimo, guardate quanto è reattivo con l'L2 a seguire quelli che sono i movimenti dell'avversario. Poi affonda il contrasto sul tiro in maniera non irruenta, che altrimenti potrebbero causare dei rigori, giocatori meno precisi. Invece lui affonda e gli riesce a rubare il pallone. Ancora una volta abbiamo qui l'avversario in possesso palla. Fofana, io qui faccio il contrasto, in realtà mi serve solo per avvicinarmi, e poi su un contrasto sbagliato Fofana fa un intervento automatico e sradica il pallone dai piedi dell'attaccante avversario. Ancora andiamo a vedere palla recuperata dall'avversario e ancora Fofana che recupera benissimo la posizione. Questo Palacio si gira, bridge, e ancora una volta avete visto Fofana come fa questo intervento, questo passo in avanti per andare a sradicare la palla dai piedi di Palacio. Quindi un pattern questo che si ripete nelle giocate di Fofana, che poi fa anche qui un'ottima chiusura ancora in allungo in avanti su Eusebio. Guardate qui Ronaldo, lo manda al VAR, ma lui è rapidissimo a girarsi. Ronaldo va poi sul sinistro con Fofana che è tutto sbilanciato a destra, rientra perfettamente e gli toglie palla sul mancino, quindi veramente rapidissimo nei movimenti. Guardate qui come va a recuperare palla altissimo senza commettere fallo. Lo trovo pulito negli interventi e non irruento, quindi nonostante alle volte arrivi anche un po' sporco, non fischia fallo l'arbitro perché è sempre preciso sul pallone questo giocatore qui. Guardate addirittura in fascia contro Bailey, quell'esterno della Bundesliga che dovrebbe galoppare come un treno. Fofana ancora una volta in fascia, lo tiene e lo disorienta col fisico. Avete visto come la finta aveva cambiato direzione bene, Fofana subito cambia direzione e gli recupera palla. Quindi veramente lodevole, vi giuro, mi ha stupito tanto. Non pensavo che potesse piacermi un giocatore non terzino da DC così tanto. Qui iniziano le clip di Gundogan e guardate che sventagliata, ve la voglio un attimino far rivedere perché ha fatto una roba no sense. Qui con l'uomo ancora avanti a Salah, caricando triangolo, guardate qua che cioccolatino sulla piede e sulla corsa di Salah, veramente incredibile. Andiamoci a vedere Diaz, clip di Diaz che non saranno tante, vi ripeto, perché io l'ho trovato veramente un po' impastato. Qui entra sì sull'uomo, recupera il pallone, però vedete come il contrasto non lo affonda in maniera decisa e la palla scappa. Immaginatevi qui uno scenario dove ci poteva essere un attaccante avversario che recuperava il pallone e poi sparava dentro, quindi cosa che con Fofana non era mai capitata. Qui recupera la palla però non la controlla. Qui ci ritroviamo Dalglish che serve palla a Mbappé, qui invece la chiusura è pulita, però era un 1v1 abbastanza facile, non è un intervento trascendentale. Anche qui era in anticipo, quindi una chiusura semplice. Diciamo che questo Ruben Dias secondo me fa un po' il compitino, ecco, non è un difensore che ti fa dire wow, Ruben Dias è fortissimo, voglio metterlo nel mio team.
è un giocatore molto average sotto questo punto di vista. Andiamoci a vedere le clip di Gundogan. Guardate qui Gundogan come va, nonostante abbia 81 di aggressività, ad avvicinarsi all'uomo e recuperare palla con questo parametro di intercettazione che c'ha altissimo. Poi qui si viene a originare anche un'azione offensiva dalla quale mi ricordo che segnerò. Guardate come gestisce bene il pallone, è molto rapido palla al piede, guardate, è veramente un quid in più questo, il fatto di poter girarsi su se stesso, gestire con agilità il pallone, c'ha anche 4 di skill, quindi è un quid ancora una volta in più perché vi permette di fare tacchi tacchi bene, e qui si genera tutta una bella azione grazie al suo temporeggiare, azione a scaletta per Son, poi per Dalglish che va a finalizzare, Dalglish altro giocatore pazzesco, mio figlio. Ancora una volta qui Gundogan recupera un ottimo pallone, pulitissimo negli interventi, devo dire, un po' alla Fofana, però ovviamente in mezzo al campo, assist per Dalglish, palla poi dentro e va a segnare con Son. Ancora una volta qui la palla recuperata e recuperata poi, palla che gli rimane disponibile e manda sull'esterno il suo compagno di squadra. Qui ancora una volta vedete come si va ad avvicinare, quello che vi dicevo in precedenza, io non lo sto controllando, vedete, lui si avvicina in maniera timida alla minaccia, però poi va anche a recuperare il pallone in maniera automatica qui in questa situazione di gioco. Quindi Gundogan, devo dire che anche lui mi ha colpito, come vi ho detto, e costa molto poco e può essere un giocatore che nel vostro centrocampo vi dà una sferzata positiva. Una nota positiva. Quindi per quanto riguarda questi tots, raga, è tutto. Abbiamo concluso quelli che secondo me sono quelli più interessanti della Premier League. Questo fine settimana andremo a testare e vedrete le review sul canale di quelli della Liga Spagnola e poi a seguire della Bundes fino a quando avremo i tots che saranno in uscita. Magari anche qualcuno di qualche campionato esotico possiamo provare. Raga, un salutone e un abbraccione al vostro Liberoschi. In descrizione tutte le info per la live giornaliere sulla piattaforma. E ciao ciao.